Il 2 aprile, come ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. Una giornata per sottolineare il bisogno di conoscenza affinché chiunque abbia a che fare o entri in contatto con un soggetto con autismo sappia come comportarsi. I disturbi dello spettro autistico in Italia colpiscono un bambino su 77 nella fascia d'età compresa fra 7 e 9 anni. Stamani, in via Adige a Montesilvano, è stato inaugurato il nuovo centro sociale per l'inserimento dei ragazzi con autismo nel mondo del lavoro. Sì, oggi inauguriamo questa struttura che è Casa ANGSA, casa dell'Associazione Genitori Persone con Autismo. È una struttura che serve per indirizzare i ragazzi al mondo del lavoro attraverso dei laboratori, attraverso quello che è un loro percorso, la riscoperta dei loro talenti, delle loro peculiarità. I ragazzi dopo 18 anni spesso vengono lasciati soli, finito il percorso scolastico, non hanno possibilità occupazionali e noi con questo progetto vogliamo dimostrare sempre in continuità con il protocollo Autism Friendly che questi ragazzi possono lavorare. Alessandra Portinari, quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano quotidianamente e che potrebbero essere, come dire, superate più agevolmente se ci fosse un maggior sostegno? Le famiglie spesso vengono lasciate sole, anche se devo dire che negli ultimi anni la Regione Abruzzo ha attuato diversi contributi anche a favore dell'occupazione. Però la strada è ancora ardua, io credo che si debba fare ancora tanto. Una struttura come questa può rappresentare un importante punto di riferimento. Sì, da primo cittadino non posso che applaudire all'iniziativa voluta dall'ANGSA relativamente appunto all'apertura di uno spazio dove poter lavorare insieme ai ragazzi affetti da autismo e soprattutto dedicare loro degli spazi che in futuro si possano anche convertire in lavoro.